Sì, non sappiamo l'entità dell'infortunio, adesso valuteremo nei prossimi giorni. Il ragazzo ha sentito molto male, quindi vediamo, non ci sbilanciamo, vediamo cosa può essere stato. Sì, purtroppo siamo rimasti senza un convivente. Alessio, sento che si finisce. Significa sempre, niente, cercheremo di trovare altre soluzioni. Siamo costretti a fare questo, non ci sono altre. Ciao mister, andando invece alla partita, io ho avuto la sensazione di molta lentezza in fase di impostazione, in fase offensiva soprattutto, passaggi lenti, giocate lente, forse anche a tratti prevedibili, nonostante comunque non sia stata una bellissima partita, sì, l'hai vista anche tu così, tanta lentezza in campo da parte del Pescara. Ma diciamo che probabilmente il primo tempo siamo stati forse un po' troppo bassi, non riuscivamo a salire molto, avremmo dovuto fare quello che poi abbiamo fatto un po' meglio nel secondo tempo, però a mio avviso abbiamo fatto una discreta partita, siamo rimasti in partita fino alla fine contro una squadra forte, una squadra che viene da 2 anni di Serie A con gli stessi giocatori che ha fatto gli ultimi 2 anni a Serie A, quindi le problematiche di questa gara le si sapevano. I ragazzi hanno fatto, a mio avviso, una buona partita. Siamo stati anche danneggiati, a mio avviso, dall'arbitraggio, perché da quanto ho rivisto nel primo tempo c'era un rigore netto per noi, però purtroppo dispiace perché poi siamo a commentare una partita dove abbiamo sicuramente sofferto un po' il possesso palla traspasso, soprattutto nel primo tempo, ma grossi pericoli non ne abbiamo corsi. Ecco, infatti Massimo mi ha anticipato perché ti volevo fare proprio questa domanda, però hai già risposto perché il primo tempo sì, attendere, ma poi bisogna anche ripartire, no? Cioè è mancato il Pescara nella fase offensiva. C'è proprio un motivo particolare secondo te? No, diciamo che ovviamente le caratteristiche dell'attaccante che c'era oggi erano diverse. Poi ogni partita ha una storia a sé. Oggi abbiamo fatto fatica, una volta recuperata palla, a trovare gli uomini davanti. Oggettivamente, rispetto alle altre gare, soprattutto i due trequartisti erano un pochino sottotono, quindi abbiamo fatto fatica a trovarli, abbiamo difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio con due giocatori un po' più vivaci e abbiamo fatto sicuramente meglio sul piano del gioco. Mister, buonasera, Luigi Di Marzio, il centro. Io nell'azione del primo gol ho visto dalla TV che lei si è arrabbiato tantissimo. Il Pescara è la squadra che subisce più gol di colpi di testa in campionato, 6 se non sbaglio, un record assoluto. Ecco, come si spiega queste mancate letture difensive, ma anche errori, secondo me, grossolani e marchiani dei suoi difensori sull'ennesima pallina attiva e soprattutto su colpi di testa? Insomma, Salaman sì, un giocatore di quasi 2 metri, però in marcatura non c'era sicuramente un lillipuziano, anzi. Come me lo spiego? Bisogna stare più concentrati, bisogna sentire un pochino di più l'uomo, bisogna essere un po' più cattivi, un po' più determinati, perché ovviamente poi io posso capire che in un contrasto aereo un giocatore possa essere più alto e colpire la palla, e può essere anche inaccettabile che un giocatore salti completamente da solo, quindi evidentemente qualche amnesia, qualche errore. Poi le volevo chiedere un'altra domanda, fare un'altra domanda sull'arbitraggio. Lei ha detto mancava un rigore. Ha rivisto l'azione, il fuorigioco fischiato da Sensio? Secondo lei c'era quel fuorigioco? No, dalla TV c'era forse millimetrico, ma ad occhio nudo io sinceramente non sono riuscito a individuarlo. Ho rivisto solo tra il primo e il secondo tempo il
il fallo da rigore assolutamente netto che c'era per noi, e sarebbe stato una buona cosa, perché ovviamente rimettevi un bel tassello alla partita. Purtroppo oggi diciamo che non è stata una bella partita da parte dell'arbitro. La cosa che dispiace è che purtroppo quello che vedo io è che si aiutano poco, le quaterne arbitrali si aiutano veramente poco. E, a volte l'arbitro, un uomo, può sbagliare, ci mancherebbe, però se ci fosse più assistenza e più aiuto da parte di tutti, delle cose oggettive si potrebbero vedere assolutamente meglio. Scusa, quando parli del rigore, Massimo, al fallo commesso da Salamon su Vokic? Massimo? Andando sul campo, lavorando, migliorarsi, cercando di recuperare qualche giocatore. E basta, non sono altre vie di uscita. Ecco, ti volevo fare questa domanda. Appunto, ti riferisci al fallo evidente, alla trattenuta evidente di Salamon su Vokic, quando parli del rigore che non è stato accordato al Pescara? Sì, assolutamente sì, rigore netto. Perfetto. Non quello su, scusami mister, non quello su Asensio? Vokic. Quindi sulla traversa presa, dici? Esatto. E non quello su Asensio, invece il primo tempo dove è fischiato il fuorigioco? Quello di Asensio non l'ho rivisto. Io ho visto una marea di falli in campo fischiati al contrario. Perché ho avuto la sensazione, mister, scusami, che anche quello fosse rigore, perché se è fuorigioco forse il VAR lo vede, ma ad occhio nudo è stato forse molto fortunato a fischiare quel fuorigioco. Non so, quello ci può essere anche un modo di vedere le cose in maniera diversa, ma non vedere un rigore come quello su Vokic mi sembra assolutamente fuori luogo. Mister, a livello emotivo, parlo proprio a livello di proprio scossa psicologica, io ho visto una squadra che ha fatto, secondo me, due passi indietro a livello mentale, cioè non c'è stato quel furore, quella voglia, quella cattiveria e quella fame di andare a provare a riprendere la partita a tutti i costi. Io una cosa che ho notato anche nei giocatori che sono subentrati anche a livello dei singoli. Lei è d'accordo con questa mia analisi o c'è d'accordo o no? C'è secondo lei qualcuno che potrebbe dare qualcosina in più proprio a livello di carattere? Ma no, io sinceramente no, a livello di sicuramente abbiamo avuto delle difficoltà nel primo tempo, come vi ho detto prima, dove abbiamo abbassato troppo il baricentro e non riuscivamo a rialzarci, ma nel secondo tempo la squadra ha provato fino alla fine, è rimasta in partita fino alla fine. Il secondo gol l'abbiamo preso a tempo scaduto su una ripartenza, quando provavamo ad attaccare stavamo vivendo un momento positivo in campo, stavamo facendo noi la partita, e quindi questa mancata voglia del Pescara di recuperare una partita sicuramente non l'ho vista, o almeno non ho avuto questa sensazione. Poi rivedendo la partita magari posso cambiare idea, ma non ho visto una mancanza sotto questo punto di vista. Purtroppo ogni partita è una storia a sé. E ripeto, ci sono anche gli avversari. Ci vuole anche un po' di onestà intellettuale nel capire che davanti oggi avevamo una squadra estremamente forte. E gli altri ti possono anche mettere in difficoltà. Nonostante questo, non mi sembra che la spalla abbia dominato la partita o fatto grandi cose.